oggi prima edizione del premio Creatività, un premio sicuramente prestigioso, ecco, che scaturisce da cosa, Presidente? Scaturisce dal bisogno di accendere le luci per persone che sono importanti sul nostro territorio, nella nostra Sicilia, che fanno parte di un patrimonio importantissimo in termini di capitale umano e che non vengono mai valorizzate, che magari non riescono ad essere presenti sulla stampa, presenti nei luoghi dove vengono di solito attribuiti altri premi. Quindi noi vogliamo accendere queste luci, raccontare delle storie, e questo è un po' il senso, e io mi auguro che non soltanto durante la mia presidenza, ma anche negli anni successivi, il Lions Club Valle dei Templi continuerà a assicurare questo premio per l'impegno nella creatività delle arti, ma anche per l'impegno nella creatività del sociale. Noi premieremo delle persone che nel sociale, in maniera creativa, sono riuscite a dare sostegno al territorio. Una scelta anche fatta da una giuria qualificata? Sì, noi abbiamo messo insieme persone del nostro club, abbiamo provato a motivare anche il perché questi premi venivano dati ad alcune persone e non ad altre. E c'è anche il bisogno di esprimerci all'interno del nostro club trovando delle indicazioni che sono delle indicazioni molto interessanti, perché dal dibattito che abbiamo fatto anche internamente è venuto fuori proprio questo bisogno di far conoscere persone e storie del nostro territorio, ed è un momento molto bello per Agrigento. Agrigento sarà nel 2025 capitale della cultura, noi vogliamo dare anche un piccolo contributo accendendo appunto i riflettori su queste persone. Abbiamo anche un intervento musicale particolare. Sì, ce ne sono un paio in realtà, e devo dire la cosa bella che vi dico in esclusiva è che suoneranno anche insieme. Sono due artisti con storie completamente diverse. Una si chiama Amanda Pascali, ha vinto una borsa Fulbright, una delle più prestigiose borse di studio, e viene dal Texas per tradurre in inglese le canzoni di Rosa Balistreri. E poi c'è un maestro agrigentino, Edoardo Savatteri, una persona che tutti noi stimiamo molto, non soltanto per la sua bravura ma anche per la sua bontà. Tra i premiati qui del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, il premio Creatività, c'è anche il manager Marcello Giavarini. Una bella soddisfazione, tra l'altro ha anche ricevuto un altro premio, il premio Musicale, insomma segno di un impegno nel sociale che tu hai sempre avuto. Sì, devo dire che effettivamente è stata una settimana intensa, cominciare dal premio Musicale e concludere oggi con i Lions dell'amico Francesco Pira. Questo era un impegno che non potevo mancare, perché i Lions specialmente nel sociale diffondono e fanno da catalizzatore alla cultura, all'arte, e specialmente adesso che Agrigento è la capitale della cultura 2025, è veramente molto importante che ci siamo tutti. Quando posso io metto sempre un po' di cultura, sport, il mio contributo non lo faccio mancare. Io sicuramente sono una persona che ama la bellezza e convinta veramente che la bellezza salverà il mondo, ma al di là della retorica delle frasi fatte, io penso che l'arte possa essere davvero una forma comunicativa capace di coniugare tante sensazioni, tante emozioni, e di far veicolare i buoni sentimenti, quelli che veramente sono necessari per la crescita di una società, e nel nome della cultura e nel nome della pace e della solidarietà. Allora, io ho una borsa di studio Fulbright, che è una borsa internazionale per fare una ricerca sull'eredità e le canzoni di Rosa Balistreri, una delle prime donne che cantava contro l'ingiustizia. Ti esibirai ovviamente. Sì, io suono le traduzioni che ho fatto delle canzoni che cantava Rosa Balistreri, ma ho fatto delle versioni in inglese di queste canzoni. Quindi ricevere questo premio cosa significa per te? Per me è una cosa, per me come una straniera è una cosa commovente per me, perché
io sono anche meridionale, però sì, meridionale dal sud degli Stati Uniti, quindi per me è una cosa fantastica, potente, commovente, e io mi sento molto onorata. Un riconoscimento anche all'impegno nel sociale che tu stai facendo, no? Attraverso anche questo lavoro verso una cantante licatese che è Rosa Balistreri, famosa in tutto il mondo. Oltre ad essere una cantautrice, io sono pure attivista e sono la figlia di due immigrati in America, quindi per me io ho una connessione molto forte con la musica di Rosa Balistreri e il lavoro che ha fatto. Seguirò due brani che sono Tango pour Claude di Richard Galliano, fisarmonicista italo-francese, e poi un brano scritto da me un bel po' di anni fa, dedicato a Pirandelliana memoria, il valzer di Viola. Ricevere questo premio per lei cosa rappresenta? Ma io sono estremamente lusingato da questo premio che riceverò tra non molto. Ringrazio fortemente l'amico carissimo, il presidente del Lions Valle dei Templi, Francesco Pira. Per me è veramente un grande onore ricevere, diciamo, questo premio, quindi è un riconoscimento che terrò sempre a cuore. Asia è una campionessa speciale ed è una campionessa che è orgoglio del nostro territorio. Lei ha vinto tanti premi, ma il premio più bello è la sua simpatia e il suo modo di porgersi accanto alle persone, vero Asia? Sì. Questo premio, Asia, quanto è importante per te? È importante perché mi piace questo premio. Le medaglie che tu hai vinto, no? Sì, ho fatto dei mondiali a Porto Etilenio Tornale dall'1 al 4 di dicembre e sono arrivata al terzo posto domenica, e sabato ho fatto una taracana e sabato sono arrivata al quarto posto e domenica al terzo posto.